benvenuti in questo nuovo video. Vi porto a scoprire Valle Pietra, il borgo della Santissima Trinità. Siamo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, proprio nel cuore della catena montuosa dei Monti Simbruini. Il caratteristico borgo medievale custodisce la chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Evangelista, che risale al XII secolo. Qui sono conservate diverse opere d'arte, tra cui l'affresco dell'abside, opera del pittore Ranucci, che risale al 1700. Camminando nel borgo si raggiunge Piazza Italia, la piazza principale del paese. Qui si trova il famoso ristorante da romano, dove mi sono fermata a chiedere alcune informazioni e con l'occasione ho assaggiato anche alcuni piatti tipici del territorio. E dopo aver visitato il borgo andiamo a scoprire il santuario dedicato alla Santissima Trinità. L'edificio di culto più importante di tutto il territorio è il santuario dedicato alla Santissima Trinità. Il santuario è aperto dal 1 maggio a fine ottobre e rappresenta il centro del culto popolare. La seconda domenica, dopo la Pentecoste, milioni di pellegrini si riversano a Valle Pietra in occasione della festa della Santissima Trinità. Per raggiungere il santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra si arriva a un grande parcheggio dove ci sono diverse bancarelle, ovviamente che vendono souvenir, e punti di ristoro dove poter mangiare qualcosa. Lì si lascia la macchina e si prosegue a piedi per 15 minuti. Il tragitto è abbastanza facile da percorrere e la strada è anche molto suggestiva perché si passa attraverso il bosco. Io adesso lo sto percorrendo e vi faccio vedere qualche immagine e tra poco arriverò al santuario della Santissima Trinità. Il santuario della Santissima Trinità è situato nel territorio di Valle Pietra e dipende dalla diocesi di Anagnalati. È un santuario molto frequentato dai pellegrini, non soltanto ormai dei paesi vicini, ma ormai grazie ai mezzi di internet del sito del santuario si è allargato molto il giro dei pellegrini che vengono al santuario. Ecco, l'altro sabato sono arrivati 80 persone da Bergamo, il 30 aprile, 80 persone da Bergamo, e queste ritornano tre volte l'anno, per dire, anche da Pescara, da varie parti. E questo, ecco, sto santuario
era poco conosciuto prima perché non c'era la possibilità, è legato soprattutto ai pellegrinaggi. E di questi pellegrinaggi, soprattutto quelli a piedi, ecco, si vede chiaramente il giorno, i tre giorni della Santissima Trinità, della festa. In questi tre giorni passano al santuario circa 30.000 persone. Di queste, più di 10.000 a piedi dai loro paesi. Ecco, la caratteristica di questo santuario è il pellegrinaggio a piedi. Tanti, sia dal versante di Valle Pietra, sia dal versante della Marsica o del Subracense, vengono coi sentieri montani e si portano al santuario, soprattutto in quei giorni. E il pellegrinaggio a piedi indica proprio questo sforzo da parte dei pellegrini di arrivare stanchi al santuario ma pieni di gioia, passando davanti all'immagine della Trinità, e lì presentano tutte quante, ecco, prima di tutto il loro grazie per tutto quello che la Trinità ci offre, e poi anche, ecco, le tante preghiere che stanno nel cuore di ognuno di noi perché la Santissima Trinità possa accompagnare, benedire, aiutare. Sono tante tradizioni interessanti che riguardano il santuario della Santissima Trinità. Una mi ha colpito in maniera particolare, ovvero tutti i pellegrini che visitano il santuario devono uscire scendendo le scale al contrario. Questo perché non si deve mai voltare le spalle alla Santissima Trinità. E con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.